Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video sul canale di Fumetto Online per una nuova recensione del secondo volume delle graphic novel, ossia Mickey attraverso i secoli, a cura di Petrossi e Dapps. Questo volume è appunto il secondo della serie delle graphic novel che trovate in edicola a partire dal 1º luglio, quindi è abbastanza recente, ha poco più di una settimana. Al costo di 14,90 euro. Per quello che mi riguarda, il prezzo è giusto per questo volume che è di dimensioni abbastanza sostenute, lo stesso dello scorso volume e anche di Foglie Rosse, di Topolino Extra, comunque tutti quei volumi cartonati lì, comunque avete sicuramente presente quelli di cui sto parlando, e ha al suo interno alcune chicche che voglio farvi notare e che vi incentiveranno ad acquistare questo volume. Prima di iniziare però, interrompo subito, vorrei ricordarvi un paio di cose. La prima è che stiamo ricominciando a pubblicare video con maggiore frequenza. Questo è già il quarto video di questa settimana e dopo questo ci fermeremo per domenica e riprenderemo lunedì con un altro video. Se vi piace l'idea appunto di rimanere con noi per tutti questi giorni, appunto, per non farvi mancare la nostra compagnia in questi caldi giorni d'estate, premeteci con un like, in questo modo noi avremo il supporto necessario per continuare a fare video. Fatemi sapere inoltre se vorrete acquistare questo volume, sono molto curioso di sapere chi di voi lo comprerà o meno, perché so che la saga delle graphic novel sta avendo un discreto successo e vorrei sapere nello specifico quanti di voi hanno intenzione di acquistarlo. Per il resto fate un salto in descrizione, come al solito, canale Telegram, canale Twitch, link Amazon, le solite cose, e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, importantissimo, perché appunto ora che pubblichiamo video praticamente ogni giorno, vorrete sicuramente sapere quando pubblichiamo i nostri video. Detto questo, possiamo andare a dare una maggiore analisi a questo volume. La primissima cosa che mi ha colpito di questo volume, appunto, è la copertina, che oltre ad un ampio spettro di personaggi provenienti da tutte le epoche, personaggi e anche strutture e costruzioni, perché vediamo una sfinge, il Colosseo, un aeroplano, anche un dinosauro. Ma la cosa più interessante che potreste già aver notato è che questo topolino all'interno è stato rivestito con una pellicola luccicante. Infatti, se lo inclino, vedete che se lo tengo dritto rimane in secondo piano con molti altri personaggi, ma se inclino leggermente la copertina, vedete che il topolino risalta molto. E questa è un'accortezza che ho trovato molto interessante. Troviamo poi al suo interno, nella seconda di copertina e alla terza di copertina, comunque in quest'altra facciata, tutta una serie di sketch e di bozzetti che ritraggono Topolino come lo vediamo poi raffigurato nelle storie. La trama, allora qua vediamo naturalmente il frontespizio, Mickey attraverso i secoli di Petrossi e Dapps, con la sceneggiatura di Dapps, appunto i disegni di Fabrizio Petrossi, il colore di Bruno Tatti, a cui va anche una gran parte del merito, in quanto i colori sono davvero interessanti. Si apre con questa tavola tutta pagina, che si ritrae in una topolina sicuramente moderna, infatti abbiamo Minnie al telefono, ma che già richiama una possibile un passaggio di epoca, perché non è una topolina moderna, ma è una topolina un po', si vede quasi del passato, con delle case un po' più retrò, che ci fa già trasportare con la mente a dei viaggi nel tempo, ci porta in un'atmosfera molto più intrigante. Topolino avrebbe un appuntamento con Minnie al teatro, di cui però si dimentica per lasciare spazio a uno scoop che deve portare a termine. Si reca da questo barbiere, per poi essere portato giù, legato alla sedia, praticamente sembra l'inizio di un rapimento, ma non lo è. I professori Ralph e Malph sono i due scienziati che deve appunto intervistare il buon Topolino, che gli presentano una inusitata combinazione di oggetti, ossia una pillola molto piccola, come si può vedere in questa tavola, e una macchina che sembra fatta a forma di sedia da barbiere, che insieme possono farti viaggiare nel tempo. Quindi, come poi accadrebbe nelle storie di Marlin e Zapotec, questa volta invece Topolino viaggerà nel tempo grazie a Ralph e Malph. Questo è l'incipit della trama. Infatti, poi Topolino verrà catapultato nel tempo, ma non nella data della presa della Bastiglia, data scelta da Topolino per fare una dimostrazione di questa macchina, ma bensì nella preistoria. Il primo ambiente, che poi potrete di conseguenza capire, questo non è neanche tanto uno spoiler perché si chiama Mickey attraverso i secoli, potreste già intuire perfettamente che
vi farà più di un viaggio, più di una tappa in questa lunga tratta in mezzo ai tempi. Appunto, si ritroverà catapultato tra i dinosauri. C'è una tavola particolarmente interessante che è questa qui, in cui incrocia un tirannosauro che sfora i margini, questa scena che è molto bella. E oltre a quella seguono altre tavole. Non vi racconterò troppo della trama perché ovviamente sarebbero dei begli spoiler dirvi che cosa accade esattamente, però vi basta sapere che viaggerà parecchio. Alcune delle tavole migliori le possiamo trovare qui, chiaramente ora inizia la parte spoiler, quindi magari vi metto una bella scritta come al solito e mi raccomando, se non avete ancora letto il volume, skippate questa parte, ecco. Questa è un'altra delle tavole però che merita veramente tanto, quando si trova su una nave pirata. Un'altra tavola molto interessante era questa davanti al Colosseo con i romani, e no, quella che vedete sull'orlo del museo non è un riflesso della mia luce, ma è l'effetto che è riuscito a fornirle il colorista e il disegnatore, che hanno fatto davvero un ottimo lavoro, come dicevo. Anche la trama è molto interessante, è corredato da una serie di scene carine. Questo è tipico di uno sketchbook, comunque è qualcosa di abbastanza tipico, sia una serie di sequenze senza margini che danno l'idea di una serie di rapide azioni, per poi arrivare anche, tra le altre cose, a Parigi. C'è un'altra scena degna di nota, ossia questa in cui i dinosauri fanno una pessima fine. Comunque potete già capire a che cosa si riferisce, questa è una scena sicuramente realistica. Per poi la tavola conclusiva, questo è uno spoiler enorme, si vedono i due professori inseguiti da un enorme tirannosauro che scappano appunto perché la loro macchina li ha fregati. Oltre a queste tavole che vi ho mostrato, ce ne sono tante altre che vanno a ripercorrere una storia molto carina che ho apprezzato parecchio. C'è anche lo sketchbook, naturalmente una serie di prove di copertina che sono state fatte prima di scegliere quella definitiva, per poi concludere con il prossimo numero, ossia Mickey e la Terra degli Antichi e Horrific Land, Mickey Mouse, una terrificante avventura. Questo è quanto, ragazzi. Dietro c'è anche una breve introduzione. Il giornalista Topolino scopre l'esistenza di una macchina del tempo, ma durante il collaudo si trova imprigionato nel passato. È un volume che consiglio all'acquisto. 14,90€ per questo bel pezzo da collezione è sicuramente una cifra abbordabile, comunque la trovo una cifra abbastanza consona, forse qualche euro di meno, ma chiaramente se più le cose sono economiche più ci fa piacere, è ovvio, però non mi dispiace per niente. Consigliato acquisto? Sì. A chi lo consiglio? Lo consiglio oltre agli amanti delle graphic novel, banalmente, lo consiglio anche a chi non avesse letto la precedente, perché se leggete prima la prima uscita, se l'avete già letta, forse questo lo apprezzerete di meno perché ha un po' meno trama dentro. Sono più passaggi e si concentra di più sul colpo d'occhio e anche su un Topolino ritratto in maniera particolare, perché non è il nostro Topolino detective, ma è un Topolino che viene sballottato da una parte e dall'altra e che deve sopravvivere in qualche modo. L'ho comunque apprezzato, è un soggetto molto interessante. Se dovessi dare un voto in decimi, come poi faccio ogni tanto all'interno dei miei video, penso che mi assesterei su un 8. È stato un gran bel lavoro, in generale le graphic novel di questa saga le apprezzo particolarmente. E niente, questo è quanto. Grazie per aver visto il video fino a questo punto, fatemi sapere se avrete intenzione di acquistarlo o meno. Io come sempre vi rimando ogni giovedì al topo della settimana. Poi altri video come questo durante la settimana per tenerci compagnia. Io ancora una volta vi auguro una buona estate e ancora una volta vi auguro una buona giornata o una buona serata.